Buonasera a tutti, buonasera da Federica De Auraspey e dal dottor Silvio Scandola, il nostro ospite Buonasera. di questa sera. Ben trovato Silvio. Ciao Federica, ben trovati a tutti quanti. Bene, allora siamo qui questa sera alle ore dell'aperitivo, praticamente del venerdì sera, per una chiacchierata con il nostro osteopata e fisioterapista di fiducia, dottor Silvio Scandola. È già la seconda volta che ci incontriamo con Silvio ed è un piacere ritrovarlo. Abbiamo deciso di proporre una serie di contenuti per fare informazione e divulgare appunto delle conoscenze. Io sono Federica, titolare del centro Auraspey a San Pietro di Lavagno in provincia di Verona. È un centro olistico che si occupa del benessere della persona nella sua interezza, quindi corpo, mente e spirito, con una serie di trattamenti studiati ad hoc per la persona che ci viene a trovare. E in base proprio a questa nostra esperienza, abbiamo deciso di mettere a conoscenza e comunque divulgare degli argomenti che ci siamo resi conto sono un po' lacunosi. Magari qualche nostra ospite ha manifestato delle curiosità, ci ha fatto qualche domanda e ci siamo resi conto che ci sono magari dei punti interrogativi o appunto degli argomenti che meritano un approfondimento. E questo appunto riguarda il mondo della donna, perché con Silvio abbiamo parlato la volta precedente in una diretta che abbiamo già fatto sul bambino, quindi il bambino durante la gravidanza, post gravidanza e poi quando cresce. Qualche disturbo che ci può essere, come l'osteopatia e la fisioterapia possono aiutare a venire incontro appunto a diminuire questi disturbi oppure ad affrontarli o a direzionare in qualche maniera appunto anche un certo tipo di diagnosi. E come appunto ci siamo resi conto che ci sono tante cose che mancano a livello informativo. Questi incontri li facciamo proprio per questa ragione. Quindi abbiamo parlato del bambino, che è contenuto nel grembo materno. Parliamo adesso invece del contenitore, quindi quello che contiene il bambino, quindi la mamma, e tutto quello che è il mondo femminile, con una serie magari di situazioni che si possono verificare, magari alcune non piacevoli, ma che delle volte si ha imbarazzo o si fa un po', ci si fa un po' di problemi a parlare. E quindi con questo oggi ne parleremo con Silvio. Dico bene. Sì, o almeno ci proviamo. Iniziamo ad affrontare un argomento complesso, diciamo così, complesso. Allora, se dovremmo essere in diretta adesso, vediamo un po'. E quando poi qualcuno si connette, vediamo un po' di capire anche se ci si sente bene, se l'audio arriva, se c'è abbastanza, se è comprensibile. Per quanto riguarda appunto gli argomenti che tratteremo con Silvio, la prima domanda che mi è stata fatta è stata quella di perché fare un incontro con un osteopata uomo? Quindi con un professionista maschile per quanto riguarda quello che è l'ambito femminile di queste problematiche, di questi fastidi che ci possono essere durante la gravidanza o il post maternità. La mia risposta a questa mia ospite è stata semplicemente perché non uomo, nel senso che l'importante è fare informazione e fare un'informazione corretta. E quindi capire proprio per questo com'è questo ambito, parlare con sincerità, con empatia, con gentilezza, ma qui non si fa differenza tra uomo o donna, si fa informazione, si fa per il benessere, quindi non si sta a guardare appunto a quello che è il discorso maschile o femminile. Ci si deve trovare comunque a proprio agio, vero? Sì, quello è fondamentale. Penso sempre che esistano sia medici maschi che medici femmini, Certo. anche ginecologi, per appunto iniziare a parlare dell'argomento. Quindi anche noi siamo formati in questo ambito, per carità, poi possono esserci delle preferenze di indirizzo di un professionista, quindi ci
c'è chi lo affronta più facilmente, chi meno, c'è a chi piace, chi meno, e tendenzialmente diciamo che chi fa riabilitazione o comunque chi tratta problematiche di questo tipo sono femmine, insomma, ma non solo, capita anche che qualcuno preferisca essere trattato invece da un professionista del sesso opposto. Mi è capitato che qualche paziente preferisca avere appunto un trattamento da qualcuno che non è del suo stesso sesso, insomma, non capita, non c'è nessun problema, anche perché appunto si tratta di anatomia, cioè si tratta di una problematica che va risolta, e quindi non si sta lì a vedere chi sia, tra virgolette, la persona che sia di un sesso piuttosto che l'altro. Si cerca di affrontare il problema e finita lì, insomma. Quindi, da quel punto di vista. Quindi Silvio, come mai, anzi, come può aiutare l'osteopatia durante la gravidanza? C'è qualche ragione per cui ci si avvicina, al di là magari della curiosità o perché me l'ha consigliato un'amica perché mi sono trovata bene? Allora, per parlare di questo bisogna partire un pochino prima, nel senso che l'osteopatia in gravidanza, diciamo che aiuta a far sì che il contenitore sia il più pronto possibile a accogliere e a poi a far fuoriuscire quello che appunto è il bambino, il contenuto. Quindi tutte quelle modificazioni che il corpo della donna deve subire durante una gravidanza, quindi l'aumento delle curve in associazione, cioè avendo una un aumento del peso per merito di un corpo estraneo, il corpo deve adattarsi proprio a questa nuova conformazione della struttura, e quindi deve andare ad aumentare le curve sul piano sagittale, cioè deve un pochino aumentare quella che è la cifosi, la lordosi, cioè andare ad aumentare un pochino la sinuosità del corpo. E poi deve adattare quelle che sono le ossa del bacino per prima accogliere il bambino, il feto che si sta ingrandendo, e poi per poter permettere quella che è l'espulsione, insomma, quella che è la fase del parto. E tutte queste cose qua, diciamo che il corpo le deve fare naturalmente in automatico, ma possono essere in qualche modo a volte interrotte o comunque ostacolate da problemi che ci possono essere stati in precedenza, non so, dico io, un intervento chirurgico in pancia precedente alla gravidanza, quindi non so, un'appendicite, un'operazione a un'ernia inguinale, piuttosto che la cistifellea, piuttosto che qualsiasi cosa, oppure non so, una rottura di un femore, qualsiasi cosa può portare a un, come si può dire, a un non perfetto adattamento del corpo della donna durante la fase di sviluppo del bambino. Quindi l'osteopatia cosa fa? Cerca di ripulire questi errori che si sono venuti a creare durante la vita, e in modo che il tutto, diciamo, fili via il più liscio possibile, senza intoppi, in qualche modo. Diciamo, durante il periodo della gravidanza dall'osteopata si può andare sempre? Oppure allora, sai, come i massaggi, la credenza, allora, prima dei 3 mesi? No, dall'osteopata si può andare tendenzialmente dal secondo trimestre. Cioè i primi 3 mesi sono off limits per tutte le terapie manuali, insomma, perché è accertato che gli aborti spontanei, se avvengono soprattutto nel primo trimestre, quindi quando ancora il feto deve diventare bambino, c'è ancora tutta la fase di diciamo sviluppo embrionale, e lì possono succedere degli errori, delle cose che non sono compatibili con la vita, e quindi si può andare incontro a un aborto spontaneo, e mettere le mani in quel periodo comunque non è mai consigliato, ecco, diciamo. Quindi dal secondo trimestre in poi si può andare dall'osteopata per cercare di vedere se c'è qualche problemino, eccetera, eccetera, di affrontarlo assieme.
Tipo ad esempio, ti è capitato Una cosa magari che capita qualche... spesso, sì, una cosa che capita spesso possono essere, per dire, le pubalgie, oppure la sciatica gravidica. Proprio perché diciamo, la tensione che si viene a creare sull'utero e che la tensione poi che si viene a creare sui legamenti, Scusate. abbiamo un ospite. Vuole parlare anche lui? Eh sì, ma sempre qualcosa da dire, scusate. La tensione che si può creare sui legamenti che tengono insieme il bacino possono portare a sviluppare quello che è appunto un dolore simil sciatico e quindi a portare a questo dolore lungo la gamba che effettivamente in gravidanza tende ad essere abbastanza diffuso e abbastanza fastidioso, tra l'altro. Quindi si cerca, assieme con qualche piccolo esercizio, andando a trattare quelle che sono appunto le ossa del bacino, si cerca di sollevare da questo fastidio, insomma, da questo dolore. Quindi è una delle cose più frequenti. Sì, infatti ho incontrato molte mamme in Aura Spay che avevano appunto un discorso sciaticale, pubalgia, ovviamente appesantimento nella Dolore. zona lombare perché Sì, chiaramente il peso fa... appesantimento. Esatto, quindi sì. Sì. Sì, Quindi perché il peso l'osteopatia. si aiuta da un punto di vista posturale, da un punto di vista appunto meccanico, oltre che poi ci sono delle tecniche che aiutano anche a bilanciare quelle che sono le tensioni che si vengono a creare tra la madre e il bambino. Vabbè, insomma, comunque diciamo si aiuta ad armonizzare tutto il processo automatico di crescita, di sviluppo del bambino, insomma. E quindi diciamo non è una questione esclusivamente posturale, ma è proprio nell'interezza del corpo della donna, perché sennò sembra sempre che si tratti la zona, diciamo, del bacino, e in realtà è un po' tutto il corpo. Sì, l'osteopatia difficilmente si ferma a un singolo elemento nel corpo, proprio perché uno dei postulati è proprio che il corpo è un'unità funzionale e nulla come una gravidanza va a modificare tutto il corpo femminile, quindi si va a lavorare su un pochino tutto quello che è la persona, non solo su un piccolo punto, insomma. Quello assolutamente, a prescindere, cioè ogni trattamento osteopatico vede coinvolte più parti, diciamo, del corpo e non solo una, assolutamente. Bene, ovviamente il bambino percepisce o non percepisce questi trattamenti? Nel Chi lo sa? senso... Probabilmente sì, probabilmente sì, come la musica, come naturalmente. Tutti i trattamenti devono cercare di non infastidire troppo la mamma proprio per non cercare di Perfetto. crearli. Infatti sono trattamenti tendenzialmente abbastanza dolci, insomma, che dolci. Sono trattamenti dolci, si cercano di utilizzare le manipolazioni solo se servono, si cerca di lavorare tanto su quello che è il tessuto connettivo, quindi cose comunque ad un grado non troppo, diciamo, intenso, ecco. E comunque di solito si ha un buon giovamento, un buon rilassamento, e questo sicuramente al bambino non può altro che far piacere. Molto bene. Invece, quindi, questi diciamo, sono un po' i trattamenti, quelli più Di frequenti che ti durante, vengono esatto, richiesti. Esatto. durante la Invece, gravidanza. per quanto riguarda parto cesareo e vaginale, cerchiamo di fare un po' di chiarezza di quello al di là, del trauma, ma appunto di quello che può succedere anche a livello fisico. Ok, beh, allora diciamo che intanto allora, partiamo dalla via classica, quindi il parto vaginale. Innanzitutto, durante il parto devono avvenire una serie di, come si può dire, meccanismi, involontari ed automatici che portano il sacro e le ossa del bacino ad aprirsi verso il basso. Qui abbiamo una volontaria. Comunque, qui abbiamo quello che è il canale osseo del parto e diciamo che le ossa iliache, che sono queste qui, e l'osso sacro, che è questo qui dietro, devono aprirsi e fare spazio per poter far uscire quello che è il Certo. bambino. E queste ossa sono articolate tra di loro appunto da articolazioni che sono sacroiliache, su tutte e sinfisi pubica.
e da un insieme di un pacchetto legamentoso molto forte, tra l'altro, che durante la gravidanza si modifica e viene ad elasticizzarsi grazie anche a un ormone che viene rilasciato soprattutto in gravidanza, che si chiama relaxina. Tanto che questo ormone va a modificare un pochino quella che è la struttura di tutto il tessuto connettivo del corpo, e qua è che mia paziente ha avuto un aumento del numero di piedi, proprio perché aumentando un pochino il peso, andando a modificare un pochino il baricentro e andando a rilassarsi la fascia plantare, grazie anche a questo ormone, il piede tende ad allungarsi. Quindi se a qualcuno è capitato o capiterà, è una cosa anche quella normale, perché tutto il corpo si sta adattando ed elasticizzando per poter permettere la fuoriuscita del bambino senza danni né per la mamma né per il bambino, naturalmente, che sappiamo che anche lui ce l'ha abbastanza impegnativo il momento. Quindi andare dall'osteopata prima e andare a liberare quelle che sono le tensioni a livello di sacro, coccige, piuttosto che iliaco, lombare bassa, anca, liberare un pochino le tensioni in quella zona, aiuta teoricamente a favorire quello che è il parto. Poi c'è un'altra cosa di cui si inizia a parlare spesso e volentieri solo quando si è incinta, che è la tensione o il tono di quello che è il pavimento pelvico, questo sconosciuto che viene affrontato di solito. Intanto spero che tutti sappiano qual è il pavimento pelvico, comunque se non si sapesse... Ecco magari una breve spiegazione, un remind per chi magari un attimo non è proprio sul pezzo. È la parte che chiude, diciamo, il corpo, sia maschile che femminile, nella sua parte bassa, quindi la parte che contiene gli organi genitali, il retto, quindi la parte di ano, vagina, tutta la parte vulvare, insomma, ed è un vero e proprio diaframma, ha dei fori ed ha una funzione di sostenimento e anche, tra virgolette, di, come dire, si sostiene e deve coordinarsi con gli altri diaframmi per favorire un respiro globale a livello del corpo. Cosa succede? Che a volte il tono di questo pavimento pelvico, il tono muscolare, può non essere adatto a quello che è il parto, o deve essere preparato. A volte il tono è troppo alto, anzi spesso e volentieri nelle persone giovani che affrontano questo tipo di evento, il pavimento pelvico tende ad essere abbastanza rigido, abbastanza teso, proprio per quella che è anche l'atteggiamento nella vita di tutti i giorni, perché tendenzialmente una femmina tende un pochino a vivere il pavimento pelvico come una zona da proteggere, una zona comunque molto carica anche dal punto di vista emotivo, quindi tende a chiudere, a proteggere, ad accavallare le gambe, comunque a tenere la zona protetta e quindi tesa. Ok? Allora, scusami, ti interrompo un secondo. Quindi sì. Diciamo, come sempre, la parte emotiva e emozionale va poi a somatizzare qualcosa di fisico, e poi il pavimento pelvico, sì, che è intimo, ancora di più. Assolutamente. Anche lì, appunto, si tratta, come si diceva, di un tema complesso, quindi la parte emotiva, la parte relazionale, sociale, in questo caso è fondamentale, insomma, sì. È una zona estremamente carica anche da un punto di vista, come si può dire, non per ultimo religioso, non per ultimo, insomma, è una zona, diciamo, molto da parlarne. Sì, esatto. Molto difficile da affrontare, vabbè. Comunque, diciamo che lavorato quello che è l'aspetto del tono dei muscoli del pavimento pelvico, lavorato quello che è l'aspetto osseo del canale del parto, si arriva a quello che è appunto il parto vaginale, che va tutto bene, d'accordo, il bambino esce senza nessun problema, e spesso e volentieri cosa succede? Che è finita lì, cioè non succede assolutamente nulla, cioè tutto si risistema, tutto ritorna a funzionare come deve, e quindi dell'osteopata non c'è grosso bisogno, se non magari per il bambino. A volte però succede che durante il parto qualcosa succede, tipo il bambino fa fatica a passare, quindi a volte l'ostetrica o comunque il medico
opta per quella che viene definita, è una tecnica chirurgica ed è praticamente l'incisione del muscolo di pavimento pelvico, che si chiama episiotomia, non so se qualcuno ne ha mai sentito parlare, comunque vanno ad incidere un pochino quello che è il lato della vulva per fare spazio al bambino, evitare che la testa vada a lacerare troppo in modo disorganizzato il tessuto e quindi che poi questo facilita appunto il passaggio. L'episiotomia però può generare dei problemi ed è lì che poi si può andare ad intervenire, perché viene tagliato oppure si può lacerare una parte, si genera una cicatrice e poi la cicatrice può effettivamente dare qualche problemino. Può trattare questa? Assolutamente sì, come tutte le cicatrici è consigliabile trattarla. Anche lì non è detto che generi problemi, però mi è capitato di trattare comunque una paziente che in seguito a, non era un'episiotomia, la sua era stata proprio una lacerazione spontanea abbastanza grande, abbastanza massiva, e le aveva portato una dolorabilità a livello proprio della zona, insomma a livello vulvare, sia a riposo ma anche e soprattutto durante i rapporti, perché anche questa è una cosa di cui non si parla molto, cioè nel senso, ok, hai avuto un figlio, sì, ti fa male fare l'amore con tuo marito o con chi sia e amen, cioè te lo tieni, ormai hai voluto la bicicletta, pedala, no, cioè quel che si può fare è andare a risolverlo il problema, anzi quasi sempre, basta veramente poco per affrontarlo. La cosa più difficile spesso e volentieri è parlarne e trovare qualcuno che ti possa effettivamente aiutare. È importantissimo parlarne comunque con il ginecologo, perché esistono ginecologi illuminati da quel punto di vista. Ti dicono, guarda, ok, magari io posso arrivare fino a lì, posso magari provare a darti un farmaco o qualcosa, però so che c'è quella persona che può farti un trattamento a quel livello e quindi darti una mano da quel punto di vista. Stanno iniziando a lavorare molto bene tante ostetriche da quel punto di vista, cioè si stanno appropriando un pochino di quella che è anche l'aspetto riabilitativo postpartum, oltre che anche in altri ambiti, oppure ci sono, la figura principe sarebbe il fisioterapista, io infatti sono fisioterapista di base, oltre che osteopata, e ho un sacco di colleghe che trattano queste problematiche. La cosa difficile che anche loro trovano è che le pazienti ne parlino, cioè spesso e volentieri vengono visti come problemi ok, accettabili, cioè, ok, mi fa male, vabbè, è giusto così, come se fosse socialmente accettabile e giusto, ma il dolore non è mai giusto. Ma non solo, una cosa che ho riscontrato anche di incontinenza urinaria post parto, quindi l'altro grande capitolo. Esatto, che può essere, ok, durante la gravidanza dici, ok, è il peso del bambino che grava e quindi c'è tutto un rilassamento e quindi, ok, vabbè. Quando poi hai partorito, magari rimane questo disturbo, vai dal medico di base, perché è successo a una mia ospite che è andata, e il medico di base gli ha detto, hai partorito, sì, ok, non c'è niente da fare, o sopporti così o ti fai operare. Parliamo di una ragazza giovane. Lei per anni è rimasta con quell'idea lì, poi una sera ne abbiamo parlato durante un trattamento, ho detto, sono allibita, mi è venuta la pelle d'oca, perché ho detto, non è possibile che un sanitario ti venga a dire una cosa del genere. Capita spesso, vuol dire, e non è, esatto, cioè non è una mancanza dal punto di vista del sanitario, cioè non è una mancanza, come si può dire, cioè il sanitario probabilmente vorrebbe aiutarla, ma quel sanitario non ha gli strumenti per aiutarla, quindi l'unica cosa che consiglia è l'unica cosa che conosce, che è l'intervento chirurgico. Però prima di arrivare all'intervento chirurgico ce ne sono di cose da fare, cioè l'intervento chirurgico è l'ultima spiaggia, spesso e volentieri può comunque portare delle problematiche, quindi io consiglio sempre di parlarne con il medico e comunque di sapere che esistono delle figure preparate, figure sanitarie che hanno tutta l'intenzione di lavorare su quel problema e tutta l'intenzione di provare ad aiutare la persona su quel problema, insomma.
Certo, appunto, parlarne, fare informazione, Parlarne. La cosa non ti... importante è non Esatto. vergognarsi di esprimere il problema, cioè se si ritiene di avere un problema, di parlarne. A volte capita però che non si sa, cioè non ci si renda nemmeno conto di avere un problema. Ed è anche per questo che nascono queste dirette, nel senso che il mio messaggio voleva essere che se qualcosa fa male, soprattutto in quella zona, non è normale. Anche il ciclo mestruale non deve far male, cioè un ciclo mestruale fisiologico è asintomatico, cioè non deve dar dolore, o almeno, cioè un ciclo fisiologico non dà dolore, diciamo che accettiamo un ciclo che dà un doloretto, nel senso che magari non siamo riusciti ad ottenere di più, però di per sé il ciclo non dovrebbe dar male, anche quello può succedere dopo una gravidanza, che inizi ad essere doloroso un ciclo, proprio perché l'utero nel ritornare alla sua dimensione può cambiare la sua posizione relativa, cioè può, invece che da antiversione, può passare a retroversione, quindi generare poi durante il ciclo una difficoltà nella fuoriuscita di quello che è appunto il materiale del mestruo, insomma tutta la parte dell'endometrio che si sta sfaldando, Certo. fa fatica a fuoriuscire, quindi deve iniziare a contrarsi e questo può generare appunto il dolore classico, la pancia, la schiena. E che riporta appunto di solito la paziente che ha una dismenorrea, cioè un dolore al ciclo. Quindi diciamo il messaggio voleva essere appunto che se in quella zona c'è qualcosa che fa male, che possa essere durante il rapporto, durante il ciclo, oppure se non si riesce appunto a tenere la pipì durante una corsa, un salto, durante uno starnuto o ridendo, c'è qualcosa che non va. E già lì si può fare qualcosa? Assolutamente sì. Spesso e volentieri tutte queste cose qua sono risolvibilissime e anche con poco, spesso e volentieri. Spesso e volentieri con veramente poco. Casi di problemi traumatici di una certa entità mi sono capitate, e lì si parla di problematiche di tipo chirurgico che di solito vengono affrontate direttamente in ospedale perché possono essere dei parti molto traumatici, ma quelli si affrontano immediatamente in emergenza. Possono rimanere degli esiti più difficili da trattare, però anche lì c'è sempre qualcosa che si riesce a fare spesso e volentieri. Quindi, ecco, Ottimo. non aver paura di esprimersi, insomma, di affrontare il problema. Quello vuole Io essere. allora parlando delle tue pazienti o delle mie Sì. ospiti, posso parlare anche in primis per quanto mi riguarda, che io per anni ho sofferto di dismenorrea, ma una cosa atroce, non ho già fatto accertamenti, non era endometriosi e tutti a dire te la devi tenere e dovevo continuamente aumentare anche gli analgesici. Invece, devo dire, con l'osteopatia ho risolto il problema perché è tornato come un fastidio, come quando ero ragazza, perché non era normale quel dolore lì. Allora, non lo sapevo che con l'osteopatia ci fosse un approccio del genere che potesse essere risolutivo e non doloroso. E quindi, però, perché ne ho parlato con te. Abbiamo fatto appunto questa serie di trattamenti, ho risolto la questione. Perché secondo me, se comunque ti confidi, ne parli, indipendentemente che può essere l'amico, magari l'amica che è stata trattata, adesso io porto la mia esperienza anche alle mie ospiti, quindi quando c'è qualcuno che ha bisogno, che ha necessità, io dico, guarda, io ti posso parlare appunto di questo osteopata fisioterapista col quale io mi sono trovata bene. Però l'importante Poi appunto è parlarne. parlarne, anche perché assolutamente io, appunto, non devo essere io a trattare la No, persona, certo. cioè mi dà in caso, posso dare il contatto di 10 colleghe che lo fanno meglio Certo. di me, naturalmente. Quindi l'importante è cercare di affrontare questo problema, perché sono dei problemi sommersi, è tutta una parte di appunto sofferenza che non viene affrontata e che invece andrebbe affrontata proprio perché è molto invalidante da diversi punti di vista, soprattutto, cioè, soprattutto psicologico, cioè spesso e volentieri è ciò che una problematica a quel livello genera è proprio questa sensazione di inadeguatezza e di
vuol dire blocco nei confronti appunto di quello che può essere il partner, di quello che può essere appunto una vita serena, perché basti pensare chi è, mi capita tutti i giorni praticamente, chi è incontinente pensa 100.000 volte prima di uscire di casa, perché deve pensare, allora, se esco, ce l'ho il bagno, aspetta, ho il bagno 10 minuti, ce la faccio ad arrivarci e dopo se per caso mi scappa prima, allora vado a fare la pipì in bagno prima, poi devo sapere che durante il tragitto in macchina ho l'autogrill là, e quindi si autoinibiscono solitamente le pazienti perché hanno paura di trovarsi in situazioni imbarazzanti o magari in situazioni problematiche, insomma, da gestire. Questa cosa certo. Invece si può tranquillamente ridimensionare semplicemente con un po' di, spesso e volentieri, con un po' di ginnastica pelvica, che anche lì però va fatta in una determinata maniera. Sì, e parlando esatto. appunto di te, ritorniamo a quello che si diceva prima, abbiamo affrontato un pochino quello che è il parto vaginale, poi abbiamo un parto chirurgico, il parto cesareo, e anche quello può generare i suoi problemi. Dice, vabbè, non è passato da sotto, grossi danni, non può averne fatti. Sì, abbiamo comunque una cicatrice chirurgica che va a comprendere sia il tessuto addominale, dei muscoli addominali, oltre che il peritoneo, che è una membrana che riveste tutti i visceri intrapelvici praticamente, e l'utero, che può andare ad incollarsi, ad aderire, le famose aderenze, che quando si parla di intervento tutti parlano di queste aderenze, e sono piene di aderenze. Sì, ogni intervento genera delle cicatrici, ogni cicatrice genera un'aderenza, il problema non sono le aderenze, ma le aderenze tese, cioè le aderenze non trattate, non elastiche. E quindi quello che si può fare anche lì è andare a trattare l'intervento chirurgico per evitare che durante la fase di riparazione il tessuto rimanga troppo attaccato e quindi ogni volta che ci si muove, che c'è la necessità di un pochino più di movimento, quel tessuto non permetta agli organi interni di muoversi come dovrebbero e quindi da lì e si quindi, genera poi tutto esatto, un circuito. Che disturbi può portare? I disturbi sono il dolore classicamente, dolore, alterazione della postura. Perché anche lì una cicatrice adesa ha lo stesso effetto di un cravattino teso, cioè di qualcosa che ti tira verso il basso, qualcosa che ti tiene. E questa cosa qua modifica la posizione, che ne so, della lombare, la posizione del bacino, e alla lunga questo può portare dolore a livello lombosacrale, dolore magari a livello del coccige perché ci si mette male il peso, perché le tensioni interne delle fasce portano tensione a quel livello. È una miriade, però tendenzialmente è dolore, diciamo, dolore in zona o lì vicino, insomma. Che tipo di trattamento ci si può sottoporre? Il trattamento allora? È appunto un trattamento tendenzialmente di rimaneggiamento del tessuto connettivo. Sono degli scollamenti, sono degli impastamenti, appunto, oppure una manipolazione proprio della fascia attraverso tecniche specifiche e punti specifici, insomma. Però e appunto anche questo può generare, come si diceva, un malposizionamento dell'utero che magari dà a distanza un dolore durante il ciclo mestruale che prima non c'era. Però anche lì appunto si può far qualcosa. Quindi e da anche, tutti i punti anche, di vista certo, è e utile. Anche dolore alle anche, sì. Dolore alle anche, assolutamente sì. Anche perché durante la gravidanza e poi grazie anche all'intervento chirurgico, quelli che sono i muscoli addominali, soprattutto il trasverso, che è il nostro addominale, tra virgolette, di base, è la nostra panciera anatomica, si chiama trasverso dell'addome, tende a perdere tutta la sua forza. E allora lì si iniziano a vedere quelle che sono le pance, io dico da mamma, nel senso che si vedono queste pance un pochino rilassate, soprattutto sulla zona sottombelicale, che non sono vere e proprie pance, sono proprio una mancanza di tono di questo muscolo, che anche lì basta rinforzare un attimo e si ritorna ad avere anche, tra l'altro, una struttura, una forma che aiuta sia la schiena, ma poi aiuta anche tutto quello che è la figura della donna. Insomma, sono tante cosine che si riescono a vedere e a trattare, insomma. Silvio, ecco una cosa sulla quale mi piacerebbe sì. che tu facessi chiarezza è
non è che per forza si deve venire subito dopo il parto cesareo quando c'è la cicatrice che si è appena sistemata. Si può, cioè, se uno non lo sa, non è che c'è un tempo limite, però più si aspetta, allora, più queste aderenze possono diventare tese. Assolutamente sì. Cioè, diciamo che c'è un tempo consigliato che è dai 40 giorni dell'intervento fino all'anno, diciamo che lì si ottiene. Ti ho un po' perso, che c'è un segnale. Il massimo. Aspetta, Silvio, che c'è un segnale che non va proprio benissimo. Allora, vediamo se riusciamo a ristabilire la connessione con il nostro Silvio. Mi senti? Eccomi qua. No, aspetta, che adesso ti sento, però l'immagine è ferma. Eccolo qua. Allora, dicevi fino all'anno. Sono? Ci no, sei? Sono tornato. Siamo rimasti fino all'anno. No, dicevo. Dicevi no? Allora, vediamo se riprendiamo la linea. Prova a muoverti. Sì, adesso ti vedo. Bene. Ok, ci sono. Okay. Bene. Sì. Ok, comunque si può trattare sempre una cicatrice più o meno bene, però le cicatrici tendono a modificarsi anche dopo anni che effettivamente è stata creata, insomma, o si è stabilizzata. I risultati magari non saranno gli stessi, ma comunque si può fare. Poi un'altra cosa di cui volevo dire, cioè i trattamenti di questo tipo, magari non so, qualcuno ha paura che il trattamento sia esclusivamente, che ne so, un trattamento interno, oppure non sa che potrebbe essere anche un trattamento interno, cioè che preveda un contatto a livello della vagina, insomma, un contatto vaginale. Spesso e volentieri il trattamento è per la maggior parte esterno. Si cerca di lavorare tutto quello che sta attorno, si riescono a trattare bene anche i visceri attraverso quello che è la parete addominale. In determinati casi è utile oppure è necessario andare a trattare dei punti interni, magari vicino all'utero, che prevedono appunto quello che è anche il contatto a livello dei genitali, quindi un contatto a livello delle mucose vaginali. Può Chiaramente questo è tutto succedere. spiegato, reso Assolutamente, appunto non è partecipe il niente di che, paziente. non è Esatto. assolutamente niente di cosa, si parla assieme, ci si parla assieme, si cerca di capire se la cosa è più o meno accettata, si può cercare di fare in tutt'altro modo, spesso e volentieri si prevede anche una prima fase di autotrattamento, magari per cercare di, e poi se in caso si prosegue anche con quel tipo di lavoro, insomma. Spesso e volentieri però io lo consiglio per il semplice fatto che determinati esercizi, soprattutto per l'incontinenza d'urgenza, l'incontinenza da sforzo, se non si passa da questo, diciamo, da questo tipo di lavoro, è difficile poi proseguire con tutto quello che è il programma di esercizi di rinforzo del pavimento pelvico o di elimina o di più che di rinforzo, spesso e volentieri è di controllo del tono del pavimento pelvico, perché i problemi sono sia di ipertono che di ipotono. Quindi anche quella, diciamo, è una fase importante che naturalmente si affronta con il professionista di volta in volta senza problemi, Certo, insomma. certo. Bene, allora Silvio, noi siamo già arrivati quasi a 40 Sì, minuti, 40 quindi minuti. perfetto, siamo anche giusti nei tempi stavolta, non siamo andati Ok, oltre. cerchiamo di andare. Esatto, di non fare delle cose lunghissime perché sennò poi si perde attenzione. Allora, intanto saluto Paola che ci saluta, ci ringrazia per l'argomento interessante, ci abbraccia. Francesca, Alberto, Francesco, Michela, Nadia e anche Giovanni che si sono collegati e che quindi insomma sono stati con noi. Questa diretta comunque rimarrà registrata su Facebook e verrà poi caricata anche sul nostro canale YouTube di Aura Spay. Perché noi, ecco, noi chiediamo se è possibile che venga anche condivisa, perché per noi è strumento di divulgazione, di informazione, in modo che parlando e conoscendo e magari
qualcuno ha qualche amico che ha una compagna, la moglie, oppure un'amica che ha questi fastidi, che gli risuona qualcosa di familiare, almeno magari si è parlato, si dà qualche informazione in più, in modo che da sapere che ci sono dei professionisti che ti possono venire incontro, ti possono accogliere, possono ascoltare quella che è la tua necessità. Salutiamo anche Laura che si è collegata adesso. Quella che è la tua necessità è capire che ha un disturbo, che il dolore non è normale, non è normale sopportare il dolore, ok? È un retaggio religioso, ma la donna non deve soffrire, un uomo non deve soffrire, c'è sempre comunque una soluzione. L'importante è parlarne e riferirsi al professionista competente, comunque quello di settore, che se non è di settore conoscerà qualcuno alla quale si può fare riferimento. Detto questo, io condivido il contatto di Silvio, se me lo concede, perché non vorrei ledere la tua privacy mettendo il tuo numero di telefono. Ok, perfetto, allora al massimo metto, non rispondo. Esatto, beh, ma al limite se non risponde mandate un WhatsApp, quindi ecco, al limite vi risponderà via WhatsApp per prendere un appuntamento. E quindi io appunto ringrazio Silvio per questo incontro che abbiamo avuto insieme, che è la prima parte, perché diciamo donna in gravidanza, post gravidanza. Il prossimo vorrei che, se Silvio è d'accordo, affrontassimo sempre un discorso femminile, che è quello che può riguardare altri disturbi della donna non specificatamente legati comunque alla maternità, e quindi magari di cose che non si sa, si fa fatica a parlare o si dà per scontato che bisogna supportare, perché non bisogna supportare niente nella vita, secondo me, ecco. E quindi, se Silvio è d'accordo, lanceremo un'altra diretta prossimamente. Sì. Intanto volevo dire, se qualcuno è curioso, una mia collega mi ha passato, diciamo, non il contatto, ma mi ha suggerito di iniziare a seguire una un'ostetrica che ha fatto un master di riabilitazione del pavimento uro, cioè del pavimento pedico, nella zona uroginecologica, e ha anche scritto un libro, si chiama Violetta Benini, e se qualcuno è interessato, lei tende a spiegare o comunque ad affrontare l'argomento anche in modo ironico ed è interessante, insomma, le mie pazienti stanno leggendo, per dire, il suo libro e si trovano bene ad affrontare determinati problemi. Ecco. E mi piace perché lei si fa chiamare divulgatrice, grandissima, cioè per me è un una applauso. divulgatrice scientifica. Sì, esatto. Si fa, ecco, quindi insomma, e si parla comunque di una figura riconosciuta a livello sanitario, cioè al di là insomma Può essere della. interessante. Esatto, e comunque affrontata, diciamo, con un po' di humor, perché delle volte, ok, si parla di disturbo e tutto, però si può anche sorridere su determinate, situazioni e affrontarle anche con un po' più di leggerezza. Molto bene. Assolutamente. Niente. Allora, Qua continuiamo ad andare via. io ti sento, io La ti connessione non sento. ce la fa più. Ah, Ok, beh, ma ok, allora la adesso connessione terminiamo. non ce la fa. Ecco, allora io vorrei salutare Silvio con questa frase di Jim Rohn, che è: abbi buona cura del tuo corpo, è l'unico posto in cui devi vivere. E quindi io con questa frase ringrazio Silvio, che è stato gentilissimo, disponibile come sempre, e vi auguro una buona Spero di non aver serata. detto troppe cavolate. Ma non penso proprio, piuttosto magari le ho dette io. E mi raccomando, condividete, perché non si parla mai abbastanza, soprattutto con competenza, e bisogna fare informazione. Vi auguro una buona serata, un buon venerdì e un abbraccio, Silvio, ci vediamo Ciao presto. Federica, altrettanto. Ciao, ci Ciao a vediamo. tutti.